noi non dileggiamo nessuno. Noi diciamo che se uno dice che il PIL cresce col caldo, quella è una cosa sbagliata. Anche perché se no dovresti spiegarmi perché il Ruanda ha un PIL più basso della Finlandia. Va bene, però... Se il PIL cresce col caldo, alla Lezzi... L'hanno fatta ministro loro, non io. Io non l'avrei mai fatta ministro la Lezzi. I miei ministri non dicevano questo. I miei ministri non si affacciavano dal balcone dicendo ho abolito la povertà. Se Poletti si fosse affacciato da quel balcone per dire ho abolito la povertà, io avrei chiamato il sindaco di Roma e gli avrei fatto fare un trattamento sanitario obbligatorio. Dopodiché, però perché voi avete preso loro... il 17% e quelli hanno preso insieme? Il 17 l'ha preso Salvini e il 18 noi. Il punto scusi, non è questo. Ridotto di un punto, no, ma siamo... figuriamoci. Io le dico questo. Noi abbiamo perso, totalmente perso, la capacità di incidere in questo paese il giorno dopo il referendum. E a chi mi dice vogliamo parlare del passato? Noi abbiamo preso un partito che stava al 25% e l'abbiamo messo al 41%, là dove non c'era mai stato nessuno dal 1958. E poi che è successo? Per 3 anni siamo stati lì, poi abbiamo fatto un sacco di errori, ne parlo nel libro. Il primo l'ho fatto io perché il 5 dicembre dovevo andarmene, come avevo detto. Dovevo andarmene, punto. Il primo l'ho fatto io, tanti altri ne hanno fatti altri, dopodiché c'è un punto politico. Gli italiani hanno scelto il 5 Stelle e la Lega anche sull'onda di una, come possiamo dire... grande campagna internazionale, perché comunque c'è l'onda del populismo che non è soltanto italiano, ora certo, non abbiamo certo. tempo per parlarne. Io rispetto il governo della Repubblica, ma se il governo della Repubblica va con il vicepresidente del Consiglio in Francia a incontrare i gilet gialli che vogliono fare la rivoluzione, distruggere l'ordine costituito, portare con gruppi paramilitari le strutture militari dentro l'Eliseo, io dico forte e chiaro, sto con Emmanuel Macron senza se e senza ma, perché sto dalla parte delle istituzioni e di un paese democratico amico. Se c'è uno che si chiama Di Battista che dice Obama è golpista, io dico che sto con Barack Obama, non con Alessandro Di Battista. Se c'è Matteo Salvini che fa polemica tutte le volte che c'è una persona di colore che fa un reato e sta zitto quando c'è una persona non di colore che fa un reato, io dico il ministro dell'interno faccia il ministro dell'interno, non l'aspirante influencer. Non me ne frega niente che commenti col pane e Nutella o chi ha vinto Sanremo o che formazione ha messo in campo Gattuso o cosa deve dire il cardinal Ravasi delle sue omelie. Lui mi deve dire perché due persone sparano a un atleta italiano che è fermo al bancomat e lo colpiscono alla schiena rendendolo paralizzato per sempre e il giorno dopo non se ne parla più. Se c'era Alfano ministro dell'interno avrebbero chiesto le dimissioni in 12 lingue compreso il sanscrito.